Ragazzi, 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 come state? Sigla! Bene. Hai visto che matriarcale? Sì, hai fatto. Volevo dire matriarcale, però è uscito matriarcale. Ho questo perché mia madre era una figura in casa che... Comunque, hai visto che belle le magliette di Pacciani? Sì, sì, sì. A proposito, sì, sì. Altro di figure paterne. Altro, altro che le, queste Yeezy. Le volete le magliette? Adesso fa la telemanda. Sì, adesso la stiamo e cominciamo con gli ordini. Quindi, se volete, vi iscrivete a Instagram, ovviamente like. Mandatemi il vostro ordine in privato e cerchiamo di evaderli il prima possibile. Di evaderli? Sì, senza mandarvi le cose. Abbiamo ripreso a fare le live. Le trovate su Twitch finché non ci sbloccano il canale YouTube. Perché abbiamo ancora un mesetto di blocco. Ancora? Sì, purtroppo l'ultima volta non hanno gradito che noi guardassimo Malati di Risparmio in live. Però su Twitch lo possiamo fare. Quindi, se volete, ci sono sia le repliche che appunto quelle nuove che facciamo. Ma poi domani magari un'altra twitchata la facciamo. Ma sì, poi magari moriamo domani. Probabilmente il 31 facciamo un raduno a Novara. 31 in onore alla reunion degli articolo. Sì. Noi il 31 facciamo un raduno a Novara. Sì. Perché il fauno si apre un negozio di piercing. Ecco, quindi durerà una settimana perché poi glielo chiudono. Quindi venite, bucatevi con gli arracchini, fate anche i flescini e andate a fare. E non bucate. A proposito di bucarsi, ecco, oggi che andiamo a fare? Il ragazzo madre. Benissimo. Ragazzo mamma. Auguri, a proposito del ragazzo mamma. Auguri a posto, okay. Raga, perché la ragazza con cui sei incinta. L'hai farcita? Ma sai quando? Scemo. Sai quando? Sai quando? Durante Pechino Express. Ah, dico, a Pechino Express mi sono portato la tipa. No, se l'è beccata Pechino Express la tipa. Come ha fatto a beccarsi? Dopo che Pechino si è fidanzato con lei. Ah, dopo Pechino si è fidanzato con lei. E ci fa già un figlio. Comunque auguri anche a Fede che ha fatto i 29 anni. Ma vai, auguro anche a Max mamma. Sì, basta. Auguri, tra un po' è Natale, raga, un mese e mezzo è Natale. Sei contento? Sei che Federico, come la merda. Adesso ti costringerà a fare l'albero. A me piace l'albero di LOL, vuole fare quest'anno l'albero delle con LOL. Ma con il presepe, con J.J. lo facciamo? No, facciamolo come quelli di Malati di Risparmio, per esempio. Madonna. Achille Lauro, Mamma Sita, produzione Dom. Mamma Sita, non Mamma Cita, che cazzo è la Cita, mamma. Vai! Direttamente a disco. Che bei colori! Non è vero? Siccome non è vero? Ma che bel video! Ma è lui? È diventato etero? È Robocop! C'era il cane di Noki dietro! Come vestito? È Robocop, Back to the Future! Bene! E Robin ti verrà. Vabbè, le coppie, ho capito. Non so se mi piace o no, raga. Mezzo indico. Sì, sì, sì. Più romanzino. Macchinone, donna, ma qua ha senso. Che non vuol dire un cazzo, eh. Sì, video model. Ma le inquadro un po' sta gnocca o non sono su di te, non fa le pippe. Bambolina. Però sta roba è adatta a tutti. Delle gambe per poi rimpiazzarlo. Ci diamo realizzare. Peccato sto tutti. Facci quello che ti pare. È quell'accordo lì che ti ricordo però. Sì, tiro mancino. No, adesso dico. Vabbè, sì. Non ho detto tiro mancino, l'hai detto tu. Comunque sì, ci sono anche loro. Ma non c'è Boston su questo video? Mamma città. Che outfit, raga. Wow. Fotografia stupenda, video che non vuol dire una minchia di minchia, ma proprio niente. E il video era tipo gioventù bruciati di sti ragazzi che facevano le corse con le motociclette. Non mi viene, non mi sovviene adesso, però la melodia non mi vabbè, era una roba vecchissima di quando ero ragazzino. Abbiamo, bello. Abbiamo trovato un sacco di influenze tra belle, anche tra anche la viaria, perché sì, comunque lì c'è... poi c'è il serpente, comunque il serpente dei batteri, sgommando, alzi tutte queste scaglie di pelle della muta, te le inali, che non è neanche la roba peggiore che ha inalato Achille Lauro, però può venire anche qualche infezione. Allora io direi che andiamo a leggere il testo, perché voglio capire la seconda parte del testo. Sì, ma è bella, leggiamo, ma non avevo capito. Leggiamo, sì, la prima parte è brutta perché ha questa cosa che mannaggia la merda. Ste marche, ho capito, però non puoi Chanel con st'accentone romano brutto. Minchia, è spassionante. Io non
trovo, piace, a me piace il centro umano perché ho... Sì, ma non quando mi devi dire Coppain, Cardellop. Però sai che io sono sempre, sono sempre dell'idea che l'accento e il dialetto bisogna conservarlo. Sì, ma allora fai canzoni in dialetto tutto ma pieno. Ma no, ma perché? No, è carino. Vabbè, non mi dispiace lo storpiare perché ci trovo un'ignoranza del linguaggio che strizza l'occhio alla finezza. È una roba un po' strana, è un contrasto che mi piace. Il gioco di contrasti. È il gioco del contrasto che del vecchio Verdone faceva. Bravo. Arricchito. Bravo. E a me questa roba non dispiace se dobbiamo fare un viaggio. Che dico, sì, adesso apprezzo le raffinerie, però io sono rimasto comunque quel grezzone. Capito? In fondo. Nel mio viaggio questo di è fada, un... Sì, sempre viaggio di fada. Però questo è appunto, come ti dicevo, è una cosa che sento io quando sento poi Achille. Almeno non è rap. Ma almeno stai facendo una cosa nuova che stai portando tua. E gli altri si stanno copiando. Sì. Allora, strofa 1. Siamo Carcobain e Cart in Love. Mangio morosita e lei Cardor. Come ti dicevo, sempre questa differenza. Se fossi Lupin, quindi un ladro, lei sarebbe Margot. Ah, ho cercato anche il congiuntivo. Però Margot era cattiva, più cattiva di Lupin. Era sì, un ladro. Soccola, perché lei proprio faceva Lady Marian e io Robin Hood. Però allora va bene, allora non va bene questa similitudine di Lupin e Margot. Però sono due ladri. E Jessica Rabbit su uno scarabeo. Tu detective fate, dovresti sapere che sono due ladri, essendo tu Zenigata. Certamente. Se io fossi... E Jessica Rabbit su uno scarabeo. Perché Jessica Rabbit su uno scarabeo? Su uno scarabeo. Quindi lei di elegante su uno scarabeo. Sono sotto il balcone. Al balcone Giulietta Romeo. Giulietta Romeo. Giulietta Romeo. Ok, no, non so. Sta tipo è Barbie con la sciarpa di Hermès. Non so cosa sia Hermès, quindi. Sì, la marca. Okay. Aladdin e Jasmine. Ok, la prima parte dice semplicemente che sono uomo e donna. E quindi abbiamo capito. Non è omosessuale, bravo, ma lo fa per i like. Bravissimo. Qui, però lui ci piace la sorca. Lui l'ha sottolineato. Non è che ha detto ragazzi, siamo Batman e Robin. Hai capito? Non è che siamo Undertaker e Kane, sal e olio, ho detto comunque maschio e donna. Ho capito. Se no diceva siamo fratelli in affari. Sì, si chiama... Ma miseria, io sapevo che arrivava. Sì, mi chiama, oh mamacita, stamore è una gabbia matita. Scusa, lei lo chiama? Sì, mi chiama, non è che non mi chiama, mi chiama. E lui risponde, oh mamacita, oh mamacita, stamore è una gabbia matita. Basterebbe cancellare, farci quello che ti pare. Dai, bambolina. Fino è un muro. Fino a bambolina mi piaceva. Sì, è un muro, è una diga, è una lama, è una spina. Puoi cancellare. Bello, cacchio. Sì, molto. L'amore è una gabbia, ma invisibile, è a matita. Una gabbia di a matita, è bello. No, fotograficamente è bello. Sì, eh. No, ma io sto rafforzando con... Sì. Ti incasino la tua vita, more on beauty case. Ah, carino, dai. Sappiamo bene fingere di stare bene insieme. Pesante. La mia vita è un casino. E lei sembra Julia Roberts, Pretty Woman, baby. Sai Julia Roberts che ha fatto Pretty Woman, poi ha fatto anche Casino e quindi no. Ma devi spiegare o devo leggere su Genius? So bene cosa voglio, ma sì. È a miglia da qui. È un bicchiere di champagne Dita Von Teese. Mi dico, lei sembra un film. Sì, so già che morirò a sei dita da lì. Sei miglia, sei dita. Sei stronzo. Sì, l'amore è prendersi il cuore e strapparlo. Amare fino a ammazzarsi e poi rinnegarlo. Bello. Tagliare il legame per poi rimpiazzarlo. Sì, l'amore è l'errore che tutti rifanno. Bello. Io e te siamo prova che il mondo ha due facce. Sì, l'amore è l'errore che più si rimpiange. Siamo soli come soli. Oh sì. Soli si nasce, ma poi scopriamo tutte e due senza farci domande. Fantastico. Raga, figo. Se tu facevi solo sta strofa qua. Ma no, in realtà tutta la canzone. No, è bella, è bella, è bella, è bella. Cascina fino alla fine. Alla fine ti dà la verità. Sì, ti dà la sua verità. La sua verità che è un amore così drammatico. È anche un amore così. Quando noi parliamo di canzoni violento. D'amore. Che ci stanno sul cazzo non sono queste. Le canzoni d'amore che ci stanno sul cazzo è la sono retorica quelle di quanto che, ti amo. Ah, sono fidanzato con le allora ti faccio una canzone per quello è una merda. Oppure Johnny Scandal quando canta d'amore mi fa scendere i coglioni. Sì, come Mischilla. Come Mischilla quando canta come d'amore. Fedez, uguale. Uguale, ecco, quella tipologia no. Questa tipologia con uno studio di parole dietro, con un'idea, il video non c'entrava un cazzo. Potevamo video model, video model. Sì, va bene, poi chi cazzo c'è? Allora, dobbiamo, come facciamo? Ti spiego come è successo. Oh, sono Achille Lauro, fa. Come lo facciamo il video? Guarda, tu, che canzone è di droga? No, canzone di scopare. Allora, la prima strofa di quattro marche di merda di vestiti, così facciamo il solito video con le macchine, la modella e ok. E quindi la prima parte è stata fatta perché dovevano associare. No, ma guarda che ho scritto una canzone bella, cioè sto giro, cioè, è proprio figa, e che minchia c'entrano le marche, non so manco pronunciare le giuste che c'ho ancora l'accento a borgataro. A me frega cazzo, il video è quello, mettici dentro due marche di merda. Il video è quello, gli hanno già venduto. Ho capito. Così è andato. Chi l'ha detto? Ho capito. Okay. Sì. Vabbè, no, io per carità, io mi fido di te. Ma guarda, sicuramente, so che perché il video prima
video prima era quello con Genitals, sì. Coso. È quello il video. È uguale. Gli hanno detto: senti, mettete due marche, due cannette, fate ah, quindi non, ah, quindi non è colpa loro se dicono ma di va, marche cannette. È sempre il regista. È colpa del regista che ormai ha già comprato un pacchetto di sette. Già, quelli sono. Deve rientrarci, deve venderli. No, la mafia dei registi che ti fanno fare i video brutti perché poi devono piazzare questi pacchetti. Ma c'è fisicamente un pacchetto di questi video? O è una cosa fatta a matita? Dammi 20.000 euro, ti sto un pacchetto del merda. Però una cosa fatta a matita. Comunque in realtà la canzone adesso, parte di cazzate, la canzone è molto bella. Ma sì, scritta è bella, bene, scritta bene, però è bella. Delle belle parole, un bel testo. Raga, non è il mio genere musicale, io ma non me la ascolterei mai. Ma il mood era figo, la base era veramente figa. Non sento... era samba trap, grazie a Dio. Non era però ce l'ha tutta il reggaeton. Sì, ma era una roba un po' più lounge, soft.